Salve, sono Rocco Tambone, il caposquadra della squadra di potatura della rete in Campania e oggi siamo qui a parlare di potatura dell'ulivo. Le tecniche sono svariate, ogni zona ha la propria, ogni territorio ha la propria tecnica, ma le più comuni che conosciamo, perlomeno qua in Sicilia, sono il classico ombrellino, a cipressino, monocono e poi quello che oggi ci soffermeremo un po' di più a parlarne e spiegheremo perché i vantaggi sono tanti, che sarebbe la potatura a vaso policonico, o meglio ancora, potatura semplificata a vaso policonico. Il policonico non è altro che, come dice la parola stessa, una potatura semplificata, cioè ci permette di potare in tempi brevi e con una semplicità estrema. Questo cosa ci comporta? Ci comporta l'abbattimento dei costi di produzione, sia nell'intervento di potatura che poi in fase di raccolta, perché come possiamo ben vedere una pianta a vaso policonico ci permette di lasciare la pianta in uno stato tale da poter raccogliere dall'esterno senza tanta fatica e pienamente alla luce, quindi la pianta viene abbracciata dal sole sia dall'interno che dall'esterno, con notevoli vantaggi oltre al discorso economico anche un discorso di qualità dell'ulivo e della pianta. La pianta si mantiene più sana e più salubre perché è illuminata, è ventilata, cioè sono tantissimi vantaggi che ci porta il vaso policonico. L'importante di questa tecnica non è solo l'abbattimento dei costi ma anche la sicurezza sul lavoro, perché la pianta viene impostata in modo che tutti gli interventi si fanno da terra. No, non si sale più sulla pianta con scale e varie cose, ma si lavora a terra con aste prolungate e attrezzi idonei a lavorare da terra, anche con la raccolta. Quindi notevolmente si abbattono i rischi di incidenti e infortuni sul lavoro. Il vaso policonico consiste nel creare dei coni che partendo dall'alto si vanno ad allargare fino ad arrivare alla parte centrale. La pianta si imposta su 3-4 branche, dipende anche dalla formazione della pianta, già come era strutturata in partenza. L'ideale però è di 3 branche principali, che in questo caso noi li vediamo che sono 1, 2, 3 e 4 branche. Si fa un cono luce all'interno, quindi la pianta viene totalmente svuotata dalla parte interna della pianta, lasciando tutti i nuovi gettiti che sono all'esterno della branca. E con una cima alla parte apicale che funge da tiraggio, praticamente porta linfa in su, andare ad alimentare poi quelle che sono le branchette produttive e dare linfa solamente dove serve, quindi nella parte fruttifera della pianta e non la massa legnosa che regolarmente con le altre tecniche tendenzialmente si andava a perdere in tutte le varie branche che c'è. L'importante quando si interviene su una pianta e si incomincia a tagliare è, oltre alla forma dovuta, la qualità dei tagli che vengono fatti. Importante dove si taglia e come si taglia. Qua facciamo notare, abbiamo fatto in modo di ricavare questo taglio un po' sdrucciolato che serve proprio a far vedere che questo è un errore sommariamente. Il taglio deve essere netto e pulito come potrebbe essere questo qua. Totalmente netto, libero, pulito, non ci sono sbavature. Qui si vede praticamente che il taglio è stato fatto un mezzo centimetro al di sopra del colletto, quindi questo sarà un taglio che si rimargina prima e meglio rispetto a quello che abbiamo visto in precedenza. Periodo di intervento per potare l'ulivo, diciamo che ha una fascia molto ristretta ed è compresa nelle nostre zone, perché poi può cambiare da zona in zona, da metà novembre fino a tutto marzo, e questo è dovuto al risveglio vegetativo della pianta. Nel momento in cui la pianta incomincia a vegetare, a germogliare, quindi stiamo parlando fine marzo, non è ottimale andare a tagliare, perché andiamo a influire sulla fruttificazione della pianta, rischiamo di non far fruttificare la pianta.
Quando si parla di vaso policonico, l'approccio migliore al policonico è iniziare a formare la pianta già dai suoi primi anni di vita. Cioè, questa qua è una pianta giovanissima e l'intervento è già importante con piante di queste dimensioni, perché mi permette di impostare la pianta con le tre branche prospettate verso la luce come voglio io, perché incomincio già sin da piccolino con un semplice taglio a impostare la pianta con la crescita che voglio io. Mi sono impostato le 80 cm, che sarebbe la parte dove dovrebbero nascere le tre branche principali, e pian pianino poi negli anni con piccoli tocchi riesci a portare la pianta nella vera forma dovuta.